Siamo nella casa, l'ultima casa dei missionari della consolata in Quebec, nella zona francese del Canada. Io sono il padre Jean Paris, i missionari della consolata sono venuti qui dall'Italia ovviamente. Dopo la seconda guerra mondiale avevano bisogno di vocazioni e a causa dei danni della guerra avevano anche bisogno di benefattori. Per cui la direzione generale ha mandato dei missionari in Stati Uniti e in Canada. È stato difficile per i primi missionari di trovare il posto giusto. Finalmente nel 1952 sono venuti qui a Montreal e allora hanno dovuto, a causa dell'ordine, del desiderio del Cardinal Léger, a quel momento lì c'era una forte migrazione italiana, abbiamo dovuto accettare due parrocchie italiane e per 15 anni i nostri padri hanno lavorato molto in queste parrocchie che erano molto vive e a partire degli anni 70 abbiamo fatto sempre più animazione missionaria. In questi anni 80 è stato un periodo dove facevamo centinaia di giornate missionarie, visitavamo decine e decine di scuole, incontravamo gruppi di anziani, di giovani. È stato veramente un periodo d'oro, d'oro. Però a partire degli anni 90 la secolarizzazione e adesso la decristianizzazione hanno fatto diminuire molto le attività di animazione missionaria. Adesso siamo più solamente tre qui in questa casa, ma ci sono ancora 4-5 Québécois che sono in missione.